Sono le 18 del martedì e hai appena finito di lavorare in smart working e alle 19 devi uscire per un aperitivo con i tuoi amici. E allora hai quell'ora buca da ammazzare in qualche modo. Apri YouTube e ti metti un video in cui ti spiegano come crescere il tuo business online. Davanti ai primi discorsi complicati ti annoi un po' e allora apri il telefono e inizi a scrollare su TikTok. Dopo un po' ti annoi anche quello e quindi decidi di intrattenerti ancora di più tornando su YouTube e aprendo un bel video dei cartoni morti, facendo fare uno sforzo enorme alla tua mente. Alla fine esci con i tuoi amici alle 19 con la stessa consapevolezza del tempo presente di un barbone ubriaco. Oggigiorno abbiamo davvero tantissimi espedienti per uccidere la noia, abbiamo tantissime forme di intrattenimento per allontanare la noia, ma dobbiamo chiederci se questo è davvero una cosa positiva, se la noia è davvero un male e se dobbiamo per forza a tutti i costi evitarla. E qua ci viene in aiuto James Dunkert, che è uno scienziato della University of Waterloo in Belgio, un professorone che da circa 20 anni si occupa del rapporto tra cervello umano e la noia. In sostanza afferma che la fine della noia non solo ci sta consumando in continuazione, ma impedisce al nostro cervello, impedisce alla nostra mente di comunicarci ciò che è davvero importante. Riguardo a cosa? Riguardo a idee, riguardo a bisogni e riguardo a desideri più profondi, che sono molto importanti per il proseguo della nostra vita e per raggiungere i nostri obiettivi. Chiaramente oggigiorno ci sono un sacco di detrattori della noia, ci sono un sacco di podcaster, guru della produttività che ci dicono che la noia è assolutamente da evitare, che ci dicono che dobbiamo intrattenerci sempre con qualcosa, che dobbiamo sfruttare tutto il tempo della giornata per raggiungere i nostri obiettivi senza mai rifiatare. In realtà la ricerca scientifica dimostra che la noia di per sé è neutra, quindi non è né positiva né negativa, ma molto dipende a come rispondiamo noi, a come risponde il nostro cervello e di conseguenza quali sono i nostri comportamenti. E in particolare Dankert ha condotto un esperimento interessante in cui ha coinvolto due volontari che avrebbero dovuto guardare un video noioso di 8 minuti in cui c'erano due tizi che stendevano un bucato, e ha notato che la corteccia insulare, cioè la parte del nostro cervello che si occupa dell'elaborazione delle informazioni, era completamente disattivata durante quel video. Questo significava che il nostro cervello di risposta alla noia si attiva in una modalità non concentrata. Dobbiamo fare una differenziazione tra modalità concentrata e modalità non concentrata. La modalità concentrata è la modalità in cui stiamo sull'attenti, è la modalità in cui stiamo facendo qualcosa di importante, stiamo sostenendo una conversazione, stiamo facendo qualcosa di impegnativo, però anche quando siamo davanti a un telefono, quando siamo davanti a un monitor di un computer oppure davanti alla TV, siamo sempre in modalità concentrata. Invece la modalità non concentrata è la modalità in cui non siamo concentrati e stiamo riposando la nostra mente, stiamo aspettando di ritornare nella modalità concentrata. E questo infatti è molto importante come processo, in quanto attingiamo alla nostra creatività più profonda, raggiungiamo delle idee che non pensavamo di poter raggiungere, che quindi sono molto importanti per quanto riguarda il nostro output, per i nostri obiettivi, eccetera, eccetera. Infatti dobbiamo domandarci nel momento in cui ci annoiamo, perché tutte le volte ci vengono delle idee fantastiche su altri progetti che non c'entrano nulla, perché in quel momento la mente riposa e quindi ci comunica qualcosa senza nessun tipo di filtro. Ed è molto importante specificare che le varie ore al giorno, quindi le 3-4 ore al giorno che dedichiamo ai social media, al media digitale in generale, più o meno non sono assolutamente gratuite e anzi sottopongono il nostro cervello, quindi la nostra corteccia insulare, a uno sforzo davvero enorme. E questo sforzo però lo paghiamo nel lungo periodo. Quindi nel momento in cui sforziamo così tanto la mente, anche nei momenti che dovrebbero essere destinati al riposo, il nostro affaticamento mentale aumenta. E nel lungo periodo questa situazione può diventare davvero importante. Perché? Perché nel momento in cui il nostro cervello si affatica e quindi accusiamo quella stanchezza mentale che davvero ci fa la differenza, ci fa sentire davvero stanchi, non solo ci può portare a degli squilibri fisici, ma anche e soprattutto la depressione. La prima causa della depressione è la stanchezza mentale, data proprio da tutti quegli stimoli che diamo al nostro cervello, sempre in modalità concentrata, quando in realtà dovrebbe essere in modalità non concentrata. E infatti delle ricerche hanno evidenziato che l'americano medio è molto più selettivo, è molto meno sensibile a vari stimoli ed è sempre più esigente nei confronti appunto di cose, espedienti che possono uccidere in qualche modo la noia. Nel momento in cui si annoia cerca sempre qualcosa di diverso, sempre qualcosa di intrattenitivo, fin quando
tutti questi elementi si accumuleranno e non porteranno più all'intrattenimento, e quindi poi andrà sempre alla ricerca di qualcosa che alla fine non troverà mai, perché deve sempre sfuggire da quella che è la noia. Quindi nel momento in cui uccidiamo la noia, non solo affatichiamo il nostro cervello a morte, perché il nostro cervello dopo un po' appunto accuserà questa stanchezza mentale che porta col tempo alla depressione, ma impediremo anche al nostro cervello di comunicarci qualcosa di davvero importante, che può davvero in alcuni casi cambiarci la vita e farci raggiungere i nostri obiettivi più lontani. Non dobbiamo tappare questo flusso di comunicazione tra la nostra mente e noi stessi, e di conseguenza adattare i nostri comportamenti. Però comunque tanti altri video sul concetto di noia, perché penso sia molto molto importante per quello che è il raggiungimento dei nostri obiettivi, per l'uscita della comfort zone e per la costruzione di una vita di alto livello, una vita migliore, appunto alzare il nostro livello di vita. Nel frattempo però, Dreamer, se ti è piaciuto il video lascia un like, se ti ha fatto riflettere lascia un bel commento qua sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ricordati sempre, le persone non falliscono perché puntano troppo in alto e sbagliano, le persone falliscono perché puntano troppo in basso e fanno centro.